L'arrivo dei 60 militari ai confini, soprattutto nell'area goriziana, tra l'altro, per potenziare i controlli, proprio sulla gestione immigrazione. E poi, le richieste, per esempio, fatte dal segretario del SAP Lorenzo Tamaro ieri di avere più polizia di frontiera a Trieste da altre polizie di frontiera che vengono ad aiutare. Quindi c'è proprio la sensazione che la volontà sia quella di bloccare, no? Come funziona però, come dovrebbe funzionare? Beh, allora non rispondo alle richieste del SAP, beh, insomma, chiaramente sono richieste corporative di chi poi spera di poter fare qualche tessera al proprio sindacato. Ricordo che la percentuale di polizia per abitante a Trieste è molto elevata, è molto elevata la percentuale anche di addetti alla polizia di frontiera e francamente, come dire, ci deve essere un equilibrio nella gestione delle cose, non è possibile sguarnire altre città e altre zone del territorio nazionale perché a qualcuno, ripeto, per magari propri interessi piacerebbe mettere, diciamo, un poliziotto ogni metro. Quindi questo è. E vorrei proprio essere molto, molto chiaro su questa cosa perché veramente comincia a essere irritante diciamo, questa enfasi sulla questione. Soprattutto perché non si capisce fare che cosa, se non ad aiutare, e a volte ci sono momenti intensi, lo sappiamo benissimo anche noi perché ne siamo coinvolti sull'altro versante, su quello appunto dell'accoglienza. Ci sono dei momenti intensi quando sono arrivi, no? Appunto numerosi. Ma al di là di questo, la polizia di frontiera non può svolgere compiti di respingimento o di riammissione dei richiedenti asilo, perché appunto la riammissione dei richiedenti asilo, questa frase di cui si parla molto in questi giorni, è vietata dal diritto internazionale e dal diritto europeo, Cioè, nel quelli senso che sono che stati riammessi in Slovenia non erano richiedenti asilo, giusto? lo voglio sperare perché sennò saremo di fronte a una illegalità. Perché per l'appunto, beh, ci sono problematiche molto complesse dietro le procedure di riammissione che sono procedure molto vecchie, disciplinate da un accordo del 2007, quindi molto precedenti lo sviluppo del diritto dell'Unione come è oggi vigente. La mia idea, ma non la voglio approfondire oggi perché ci porterebbe lontano, è che sono accordi che non valgono assolutamente più e sono superati dalle normative sovraordinate, per l'appunto intervenute dopo.